Nel 1992 le Nazioni Unite istituirono la Giornata Mondiale dell'Acqua, che noi festeggiamo ogni 22 marzo. Si tratta di un momento per riflettere sull'importanza che questa risorsa, l'acqua appunto, ha per la nostra vita, di noi esseri umani, degli altri esseri viventi e per il pianeta in generale. L'acqua è un composto formato da molecole che contengono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Il nostro pianeta è ricoperto per più della metà da acqua e questo dallo spazio si vede molto bene, tant'è che la Terra viene chiamata il pianeta blu. Ma da dove arriva tutta quest'acqua? Perché non c'era quando la Terra si è formata ben 4 miliardi e mezzo di anni fa. E non c'è una risposta certa, esistono alcune ipotesi. Ad esempio, forse, l'acqua è arrivata sulla Terra grazie a dei corpi celesti più piccoli, come comete o asteroidi, che contengono tracce d'acqua. L'acqua di mari, fiumi e laghi passa dallo stato liquido a vapore e il vapore acqueo sale raggiungendo gli strati più alti dell'atmosfera dove le temperature sono più basse e lì condensa andando a formare le nuvole. Le nuvole spinte dai venti si scontrano e si uniscono diventando sempre più grandi e le gocce di cui sono formate ad un certo punto cadono a terra e così abbiamo la pioggia, la neve o anche la grandine. L'acqua che così ricade sulla terra va in parte ad alimentare mari, laghi, fiumi e oceani. Il resto invece viene assorbito dal terreno e può andare ad alimentare le falde acquifere oppure anche riaffiorare in superficie sotto forma di sorgente. L'acqua a noi serve moltissimo, infatti è il liquido in cui avvengono quasi tutte le reazioni chimiche che regolano il nostro organismo. Il sangue poi è fatto principalmente di acqua, ma l'acqua serve anche a eliminare le scorie e gli scarti del nostro corpo e regola anche la nostra temperatura. Noi introduciamo l'acqua nel nostro corpo bevendo e quest'acqua che noi beviamo si chiama potabile. Nel mondo però, purtroppo, una persona su tre non ha accesso all'acqua potabile. Ogni anno nei mari del nostro pianeta finiscono oltre 8 milioni di tonnellate di plastica. Una quantità enorme, perché se pensiamo che un camion dei pompieri pesa circa 28 tonnellate, è come dire che nei nostri mari ogni anno finiscono circa 286.000 camion dei pompieri carichi di plastica. E una bottiglia di plastica ci mette anche 1.000 anni a degradarsi in acqua. E questo è un problema per l'ambiente in cui si trova, può danneggiare piante e animali che lo popolano. Ad esempio, per errore, qualche animale potrebbe mangiarsi quella plastica e poi il materiale nel degradarsi rilascia delle sostanze nell'ambiente, quindi nell'acqua, che possono danneggiare gli esseri viventi. Una cosa importante per salvaguardare l'acqua nella nostra città è prima di tutto non sprecarla. L'acqua potabile, quella che possiamo bere, l'acqua che utilizziamo ogni giorno, è un bene prezioso, una risorsa che non tutti hanno a disposizione quanto noi e per questo usarne solo il necessario è una delle azioni quotidiane che possiamo fare e importanti per il nostro ambiente. Un'altra azione importante è non abbandonare i rifiuti. Potrà sembrare strano, ma quando abbandoniamo dei rifiuti, questi trovano il modo per arrivare anche all'acqua, ai nostri fiumi, ai nostri canali, vi sarà capitato di vederne. Quindi è importante gettarli, conferirli correttamente, differenziarli e soprattutto non abbandonarli nell'ambiente. Quando poi arrivano all'acqua, dal punto di vista ambientale, è un danno enorme, un danno enorme per chi abita quell'acqua, per la qualità di quell'acqua e per tutti noi, perché l'acqua è parte del nostro ambiente. Insomma, ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare questa situazione e per salvaguardare questa risorsa così preziosa per la nostra vita.